Stamattina anche stiamo insieme, grazie a Dio, perché tutte le volte possiamo aggiungere un bel mattone alla costruzione che stiamo facendo. È molto importante perché ci sono tante denominazioni, religioni, si parla di Dio, noi dobbiamo vedere che dice la Sua parola, andare direttamente alla Sua parola, perché sennò restiamo una vita nella confusione, nell'ascoltare tutti e non comprendiamo nessuno. Alla fine quando vogliamo incontrare Dio non sappiamo da che parte prendere, mentre quando andiamo alla sua parola sappiamo cosa dice e la sua parola ci dà liberazione, ci dà libertà nel dire Dio ha detto così, io faccio così, io ci credo, non mi pongo tutti questi problemi. Perché bisogna credere, d'altra parte quando noi pensiamo di aver capito qualcosa, se approfondiamo l'argomento ci accorgiamo che non abbiamo capito niente. Ci sono degli, degli studiosi eh, di, di, di certe cose che non appena cominciano dall'impressione che hanno scoperto l'acqua calda, quando camminano un po' più avanti finisce tutto, non ci riescono più. C'è un fratello che è primario di un ospedale e lui è primario per alcune cose ma non aveva pensato al cervello, ha incominciato a studiare il cervello. Mi ha detto fratello io ho dovuto fermarmi perché perché non sono arrivato a un punto dove non si riesce a capire. Dalle cose più difficili alle cose più semplici, anche non, non bisogna essere dei grandi studiosi per capire che non capiamo, dobbiamo essere anche delle persone normali per capire che non capiamo. Mi viene in mente un fratello qui a poca distanza che aveva ammazzato il maiale e guardava gli occhi della testa del maiale e diceva, lo guardava dal lato di dietro, con la punta del coltello li toccava e si chiedeva ma come fa a vedere fuori che dentro è fatto così? è vero che con una punta di coltello non si riesce a capire ma è vero che ci sono tante cose che non le riusciremo a capire neppure se ci mettiamo a, se ci mettiamo a piangere una vita ci sono delle cose che li dobbiamo accettare come tali perché sono delle verità eterne, e specialmente la parola di Dio che ci dà delle cose che misteriosamente Lui li fa. Quante persone sono state guarite, quante persone sono state liberate, quanta distribuzione di salvezza Dio ha dato. E come fai a capire dove va a toccare il Signore? Ma la stessa cosa per te quando ti innamori, ti passa l'appetito. Dove prende l'amore che ti fa passare l'appetito? Quando prendi le prime cottarelle quando hai 15, 16, 14, 13 anni, non mangi, fai il mezzo pazzo, la mezza pazza. Dove va a toccare? Come fai a saperlo? Come facciamo a saperlo? Il Signore ci deve aiutare, perciò noi cerchiamo di capire, ma alla fine dobbiamo ammettere che non abbiamo capito. Niente. Allora stamattina dobbiamo fare qualcosa molto importante. Dobbiamo guardare cosa vuol dire, io ho messo qui, lodare sempre il Signore. Dobbiamo prima comprendere che cosa non è lodare il Signore o come pensiamo di lodare il Signore. Se voi guardate ci sono dei credenti che si sforzano di lodare il Signore quando cantano e si ferma lì. Stanno una settimana che gridano sempre, stanno arrabbiate, muovono, le cose non funzionano, poi in dieci minuti vogliono cantare per lodare il Signore e vorrebbero tutta l'unzione di Dio su di loro perché in quel momento fanno tutte le mosse come se dovessero tirare il cielo giù su di loro. Non è così, il Signore ci deve aiutare. Questa mattina diamo una guardata. Che cosa vuol dire lodare sempre il Signore? Lodare è quando noi parliamo bene di una persona. Ora molte volte diciamo di persone che non sono presenti, o oh, se non era per quell'amico, se non era per quel compare, per quella comare, se non era per quel dottore. In questo modo noi stiamo lodando quelle persone, solo che non sono presenti. Dio che cosa dice nella sua parola? dice che noi lo dobbiamo sempre lodare. Ma non vuol dire che facciamo una cantilena, lodi a Dio, lodi a Dio, lodi a Dio, lodi a Dio. No. È come quelli che pensano, no? Che nel cielo, dato che dicono tu sei santo, alleluia, alleluia, tu sei santo, eh, pensano che tutti quelli che stiamo nel cielo saremo nel cielo. Lo facciamo come una ripetizione come si fa in certe chiese che ripetono tutti con, una, con un filo, o-o-o-o-o-o-o. Oh, 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 oh. ma Signore aiutaci, non è così. Lodare il Signore nel cielo, sapete perché lodano il Signore? Perché non si fermano mai, perché vedono le sorprese che si susseguono il Signore fa delle cose grandi e tu mentre stai per finire alleluia c'è un'altra sorpresa che ti fa oh alleluia e questo non lo sapevo cioè sono sorprese continue come quando i discepoli camminavano con Gesù sorprese continue mentre loro spiegavano le loro impossibilità Gesù non ci pensava due volte ma avete un poco di pane Uh, ma dove sono i forni dove lo compriamo Uh, ma questo vento ma questo, questa bufera ma adesso la barca si riempie oh, ma i pesci ma adesso è ora di pescare siamo stati tutta la notte non abbiamo preso niente, nulla butta la pesca la barca si riempie oh ma ci sono le tasse da pagare stamattina non abbiamo portato il portafoglio vai a pescare nella bocca del pesce c'è un soldo che si va a pagare ma vi, vi pare normale sta cosa Molti vogliono confezionare Dio, addirittura sui doni dello Spirito Santo ci sono alcuni che dicono nel libro tu fa così, 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 così. Ma, Signore, ma che facciamo? Ma che facciamo? Come deve, si deve muovere il Signore lo diciamo noi? Ma scherziamo? Ma fratelli, ma ci vogliamo mettere un poco col, con la testa a posto per cercare il Signore e andare a Lui con tutto il cuore? Come li fai a spiegare? Molti vogliono spiegare, vogliono sapere. Mentre cammini con Gesù, ti sputa per terra, un po di, fa un po' di fango, te lo mette sugli occhi e tu cominci a vedere. Ma quale logica c'è? Quale logica c'è? Dove sei tu, grande scienziato, che vuoi parlare eh, delle, delle cose misteriose di Dio? Dio fa e basta. Non, non è così. Quando ci dice della lode, torniamo per un attimo alla lode. Che è molto importante. Poni in mente, stai attento, pensaci. Lodare sempre il Signore. Prima di tutto, lo dobbiamo lodare col cuore. Ci deve essere una lode che sale dal nostro cuore per degli eventi che Egli fa mentre camminiamo con Lui nelle 24 ore, finché restiamo svegli. Beati quelli che osservano le sue testimonianze e che lo cercano con tutto il cuore. La parola beati vuol dire felice. Tu vuoi vivere una vita felice? Mm. Questa è la medicina. Calma, Questa è la medicina. Felici quelli che osservano le tue testimonianze, che ascoltano che fa il Signore, che leggono che fa il Signore e questo fa crescere nel cuore la voglia di cercare questo Signore, come quando c'è un grande personaggio e tu lo vuoi andare a visitare, lo vuoi vedere, vuoi vede partecipare, vuoi essere presente, che lo cercano con tutto il cuore. Tutto il cuore che vuol dire? Che da tutti i lati si crea un equilibrio che non vogliamo perdere nessuna occasione. Guardiamo di là, guardiamo di là, guardiamo di là, tutta l'attenzione per rivolgerla in quella direzione. Salmo 119, 2. Proverbi 3, 5 ci aiuta a comprendere. Sorella, fratello, scriviti queste cose. Quando tu sei col primo passo, il secondo ti aiuta. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore. Se tu non comunichi col Signore, col cuore, che Gli parli, Gli fai sentire quelli che sono i tuoi pesi, i tuoi problemi, le tue paure, i tuoi timori, con il cuore aperto davanti a Lui, Signore, ma come devo fare? Semplice, confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento, perché? Perché a volte il nostro discernimento ci porta fuori strada. Pensiamo, ma non ci consultiamo. La parola del Signore dice che Davide, un grande battagliero, un grande re, un grande uomo di Dio, quando doveva affrontare le cose si consultava col Signore. Devo fare, Signore? Dobbiamo prendere un'abitudine e dire: Signore, tu come pensi? Ma ce l'abbiamo il tempo di fare questo? Ma la testa è libera ma il cuore è libero ma mentre fai qualcosa con le mani sorella mentre cucini perché non lo puoi fare fratello mentre fai un, mentre zappi mentre fai, non puoi fare questo perché lo possiamo fare noi se vogliamo vedere il cambiamento nella nostra vita dobbiamo seguire il Signore confidarsi nel Signore non t'appoggiare su te stesso quanti errori hai fatto dai dimmeli ne esce una corona lunga che non la riesci a leggere. Più anni hai e più si allunga la corona degli errori. Appoggiati sul Signore. Continua a cercare il Signore. L'altra cosa che dobbiamo lodare il Signore, dobbiamo usare la nostra bocca. Salmo 34.1. Ma sono tutti insegnamenti che sono nella parola del Signore, perciò dobbiamo, fratelli, un salmo di Davide che dice, io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Perché l'ode del Signore e del continuo la, la sua lode sarà nella mia bocca? Perché dentro al cuore. Lui ha un'esuberanza di tante cose che il Signore ha fatto. I suoi occhi spirituali dell'intelligenza lo vedono e devono lodare il Signore. Si sente di lodare. Perché quando lui è in comunione col Signore, c'è un passo che dice, che andò davanti a Dio e disse... Ma perché hai usato tanta misericordia per la casa mia? Cioè, vedeva il bene che il Signore aveva fatto nella sua vita, nella sua casa, nel suo tragitto, nel suo percorso. Lui sapeva da dove veniva, sapeva che in casa di suo padre, quando si aspettavano, vedete come veniva trattato, quando si aspettavano che doveva andare il profeta Samuele per ungere un figlio, uno dei suoi fratelli, lui fu quello che fu mandato a pascolare le pecore, perché cosa pensarono? Non è all'altezza. Perché lo mandarono a lui a pascolare le pecore? Perché gli altri erano migliori. Ma lui riconosceva che non era superiore e perciò si dedicava a quello. Fatto sta che Dio lo aveva scelto e lui col passare del tempo aveva scoperto che Dio aveva fatto del bene a lui e alla sua casa. E quando va davanti al Signore come sale la lode? Perché sale la lode? Perché sa che lo aveva tirato da dietro le pecore. E in più occasioni della sua vita lo aveva salvato. E se era ancora lì vivo era perché la mano potente di Dio lo aveva aiutato. E questo lo portava a fare che cosa? Io benedirò l'Eterno in ogni tempo. La sua lode sarà del continuo nella mia bocca. E proprio come i credenti del tempo passato che ora... Discutiamo solo, parliamo di un'altra Chiesa che fanno tutte queste storielle che non servono a nulla. In altri tempi, 50 anni fa, i credenti quando si incontravano lodavano il Signore perché riconoscevano il bene che il Signore faceva e aveva fatto, desideravano la benedizione di Dio, del continuo. Non può salire la lode se tu non hai un cuore pieno di riconoscenza e se non vedi il Signore all'opera quante volte il Signore ti ha aiutato perché sei mio, sei mio pe. il Signore ci deve aiutare. Se sei arrivato fino qua e sei ancora insieme con me oggi, sai quante volte il Signore è intervenuto nella tua vita per poterti essere di aiuto con delle circostanze, coincidenze e così via. Questo non può produrre già qualcosa come dire io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Quando ti muovi a farlo, per far salire la lode che viene dal cuore verso colui, non devi aspettare dieci minuti di canto la domenica mattina, tu lo puoi lodare ogni momento, con la bocca lo devi lodare. Nel Salmo 51,15. Davide se lo propone di fare, lo vuole lodare. Signore, aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode. Cioè parlerò di te, guarda, il Signore che ha fatto, mi ha fatto incontrare questo, mi ha fatto trovare grazia qui, mi ha liberato, mi ha liberato in questa circostanza, io ero perito, io ho attraversato qualcosa di, 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 di straordinario, ma ho visto proprio la mano di Dio che mi ha aiutato. Sorella, fratello, ma quando cominci a fare così nella tua vita? Quando cominci a riconoscere i benefici che hai ricevuto dal Signore? Che magari c'è un dito che ti fa male e piagnucoli tutto il giorno, che sembri uno che piange sempre. E quante volte il Signore ti ha, ti ha, ti ha liberato e quante volte ha operato potentemente nella tua, nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua casa, nelle tue circostanze? Signore, aprimi le labbra e la mia bocca pubblicherà la tua lode. Comincia a tirarla fuori, perché allora scoprirai cosa vuol dire lodare il Signore con la bocca, con il cuore, con la bocca. Deve essere una vita vissuta, la vita del credente, non è una formula che facciamo le pieghe e li facciamo tutti uguali. Oh, 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 oh Signore aiutaci. È una vita esuberante la vita del credente. Salmo 66:16 c'è un altro modo la parola del Signore è bellissima. Venite, ascoltate. Non solo lo facciamo, ma chiamiamo quelli che sono intorno a noi. Ti voglio dire una cosa. Stamattina sono andato nella stanza dei ragazzi e ho detto, ieri notte il Signore mi ha parlato, mi ha detto che voi mancate un po' di consacrazione, la sua presenza era tanto forte. Ragazzi, voi avrete successo quando servite il Signore. Ma dovete mantenervi umili e consacrarvi al Signore. Venite, ascoltate: abbiamo sempre qualcosa da dire. Il credente che cammina con il Signore quando parla non fa per dire qualcosa. Il credente che cammina col Signore quando parla ha qualcosa da dire che viene da Dio, perché siamo strumenti nelle mani di Dio, siamo portavoci di Dio, siamo messaggeri. Come si chiamano quelli che vanno da una nazione all'altra? Siamo? Portavoci. Benedetto sia il Signore. O oh, voi tutti che temete il Dio, ci sono dei gruppi dove possiamo manifestare, ma anche chi non teme Dio, la tua presenza con la lode di Dio cambia l'ambiente. Anche se sali su un filobus su un autobus, su una macchina, hai sempre un po' di lode da sprigionare perché Dio... Venite, ascoltate o oh voi tutti che temete il Dio, io vi racconterò quegli, quello che Egli ha fatto per l'anima mia. Quando cominci a raccontare le cose che ha fatto il Signore per te? Quando le fai sprigionare dal tuo cuore che mentre li racconti li rivivi? e ti ritrovi che ti commuovi perché ti accorgi che il Signore ha fatto qualcosa di grande. Hai visto quante testimonianze ci sono mentre guardi la televisione di persone che vengono toccate profondamente perché rivivono il momento che il Signore li ha tirati fuori. Io vi racconterò quelle che gli ha fatto per l'anima mia. Ha fatto poco, gloria sia resa a te. Questa è la lode, questo è... È una vita che si vive in questo modo. Certamente che possiamo fare tutto il resto perché sono i nostri sentimenti profondi che vengono toccati ed alimentati dallo Spirito Santo che ci fa vedere le grandi opere del Signore da poter raccontare. Non è detto che questo non ci permette di fare le faccende che dobbiamo fare durante l'arco della giornata. Salmo 71,15, che tutto il giorno, la mia bocca racconterà tutto di, tutto di, sottolineo, tutto di la tua giustizia e le tue liberazioni, perché non ne conosco il numero. Questi uomini di Dio, questi grandi che avevano la conoscenza reale di Dio, e gli diceva... L'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente. Perché? Perché la presenza dello Spirito di Dio era nella sua vita. E lo faceva e sub... sapeva le regole. Non erano regole imposte, erano regole che viveva. Tu, credente, ti devi muovere così, devi vivere, devi camminare così. Io devo camminare così. Tutto il giorno, tutto il giorno, dai, cominciamo a cambiare un poco, sorella, fratello. Dai, che cambia l'atmosfera dentro di te, intorno a te. Comincia una festa, una festa tremenda perché lo Spirito Santo, quando tu gli dai queste occasioni, te lo senti sempre addosso in un modo speciale che ti fa gioire, ti fa traboccare, ti fa giubilare. Gesù era il piede dello Spirito Santo, dice che. Giubilò nello spirito e disse che cosa? Quello che non avremmo detto noi. Padre ti ringrazio che mi hai dato questi quattro sempliciotti e gli stai rivelando le cose del regno di Dio. Noi avremmo detto, eh, mi hai dato tutta roba di scarto qua, quattro pescatori che non riescono a sapere né la destra né la sinistra che tutti i giorni li devo correggere e un, ne correggo uno e ne cade un altro. Gloria sia resa al Signore perché è la presenza di Dio nella sua vita. Romani 15, 16, c'è un altro modo che ci permette di onorare il Signore, di essere ministri di Gesù Cristo, cioè amministrare quelle piccole cose che ci ha dato. Ministra, amministrare vuol dire servire il Signore nel posto dove ci ha messo e farlo con una passione qualsiasi. Ci sono molti che fanno le cose e poi vogliono essere apprezzati dagli altri nella Chiesa. Ne vuoi passare guai se è così. Nessuno mai riconoscerà quello che tu fai. Sarai sempre come una pecora ferita perché tu ti aspetti che il pastore o gli altri vedano quel che tu fai. Tu sarai la pecora più ferita del mondo, se così pensi. Invece no, quando tu dai il cuore al Signore, tutto quello che devi fare, tutto quello che tu esprimi, lo fai perché sei un ministro, sei uno che amministri le cose per il grande dei grandi, Gesù Cristo, esercitando il servizio sacro. Dai l'importanza perché lo fai col cuore. Con tutta la delicatezza qualsiasi cosa fai, la fai con passione e con amore perché la stai facendo per il grande dei grandi e dei stragrandi che non ce ne sono uguali. Per il servizio del Vangelo di Dio, affinché l'offerta dei gentili sia accettevole. Perché quello che tu fai sia accettevole a Dio e non solo, ma che altri possano conoscere Dio. Essendo santificata dallo Spirito Santo, cioè c'è sempre lo Spirito Santo che fonde la Sua presenza in te e in quello che fai, perché si allarga, si muove. Fratelli, noi la vita cristiana la dobbiamo vivere, non la dobbiamo tenere lì in un cassetto, in un armadio. Con un poco di formule secondo la nostra chiesa, con un armadietto, e ogni chiesa ha un armadietto fatto dal proprio conduttore, in una cosa così piccola, ristretta, scritta così, scarabocchiata. Il Signore ci deve aiutare. La parola del Signore ci dà le indicazioni chiare. Vediamo che dice il Salmo 100, verso 2: Servite l'Eterno con gioia, Alleluia. Se devo fare qualcosa. Mi ricordo 50 anni fa c'era un servitore del Signore, si chiamava Vitiello, era un missionario chiamato da Dio, aveva una cultura profonda, una voce profonda, una consacrazione profonda. Il Signore si serviva di questo uomo, eravamo a, a Bologna in un campeggio, quando dovevamo andare con la macchina, dicevo prendo la macchina io. No, 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 no fratello. Io quando devo, per, quando devo fare le cose per il Signore lo faccio con il mio, io non posso perdere la benedizione, perché se andiamo con la tua macchina mi diceva il Signore benedice te, se andiamo con la mia macchina il Signore benedice me, non si vuole perdere la benedizione. Io voglio offrire qualcosa che mi costi qualcosa perché so che il Signore mi benedice, non aspetto che lo fai tu. Perché poi benedice te. Sono geloso della benedizione di Dio. Signore, aiutaci. Servite l'Eterno con gioia. Venite al suo cospetto con canti. Allora, quando tu cammini in questo modo, in questa atmosfera, la tua vita cristiana non può essere una vita morta, non può essere una vita mortacina, non può essere come un morto. Sei un vivente in mezzo ai morti, se no resti in un cimitero ambulante che continui a girovagare, ma non sai se veggiti, se cambio, cosa fai. Dio ha fatto un'opera grande nella tua vita quando hai cominciato il suo grande progetto. Servite l'Eterno con gioia. Guardiamo il contrario, come ragionano quelli che non, non servono il Signore. E cosa gli dice il Signore? Noi molte volte approfittiamo, non confondiamo la pazienza di Dio con indifferenza, questo è grave, voi usate parole dure, dice il Signore, contro di me, eppure voi dite che abbiamo detto contro di te? Guardiamo il verso 14, vai avanti, Michele. Malachia 3,14, voi avete detto, noi diciamo, pensiamo, pensiamo che il Signore non sa niente, ma lui ci scopre: è vano servire Dio e che abbiamo guadagnato a osservare le sue prescrizioni e andare vestiti a lutto a motivo dell'eterno degli eserciti? Vedete, ora dunque noi proclamiamo beati superbi, sì, quelli che operano malvagiamente prosperano, sì, tendono Dio e scappano. Fermati al 15. Il Signore ci deve aiutare. Vedete, che cosa evolve nel cuore di coloro che servono il Signore? Questo era pure il popolo di Dio. Servono il Signore per fare qualcosa. Chi me lo fa fare? Ma chi mi paga? In questi ultimi tempi. Qualcuno che ha incoraggiato pure qualche pastore. Ma bisogna parlare chiaro nelle cose. Ma io curo la mia chiesa, ma chi mi paga se faccio? Ma chi, mi, ma chi ti deve pagare? Il Signore ti ha strapagato. Quando tu fai qualcosa per l'avanzamento dell'opera del Signore, la devi guardare solo in quella direzione, perché il Signore tiene conto di quello che tu fai tiene conto con che spirito lo fai, non quello che fai, perché lui non ha bisogno di nessuno. Il Signore ci deve aiutare. Ma guardiamo che cosa dice nel verso 16, quelli che sono dalla parte del Signore, il Signore che cosa dice? Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'un l'altro e l'Eterno è stato attento ed ha ascoltato. Lo sai che Dio ti ascolta quando tu... Parli, pensi e sviluppi dentro di te tutto quello che tu pensi per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. Ah, allora l'Eterno, mentre noi concertiamo come servire meglio il Signore, il Signore prende nota per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno. E rispettano il suo nome. Egli ha un ricordo di tutto. Possibile? Guardiamo che cosa dice Dio nel, 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 nel libro degli Atti degli Apostoli. Mi piace questa parola perché io la vivo e mi fa godere. Mi fa godere. Atti capitolo 10 verso 4. Perché Dio è un grande Dio, Dio è un grande Dio, Dio è un grande Dio. Lo direi tutta la giornata fino a domani. Ed egli guardandolo fisso, qui c'era un angelo che apparve a questo italiano, un italiano all'estero. La prima casa dei gentili che fu predicato l'Evangelo e ci fu il battesimo dello Spirito Santo. Guardiamo cosa gli dice Dio a questo uomo. Signore, fa che sia la tua casa così, sorella, fratello, fa che sia la tua casa una casa piena della presenza dello Spirito di Dio. Sì, può esserlo, questo dipende da te, dipende da come tu ti muovi, come tu ti muovi con Dio nella tua casa. Non ti lamentare di Dio, è Dio che si deve lamentare di te perché non vivi una vita secondo gli insegnamenti della parola di Dio. Se tu li cominci a vivere vedrai la sua gloria nella tua vita. Ed Egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose, qui c'è quest'uomo, Cornelio, che mentre onora il Signore, mentre prega e adora il Signore, Dio gli manda un angelo. Lui si spaventa e dice, che è successo? Personaggio, immaginati, io ho sempre desiderio di vedere un angelo, forse l'avrò visto pure, ma non so, forse me l'aspetto con le ali, come li dipingono i pittori, può darsi che è venuto col giaccone, col cappotto, e io non l'ho riconosciuto neppure. Che vi è, signore? E l'angelo gli disse... Ascolta, Dio tiene mente, Dio tiene conto, Dio sa, perciò camminiamo col Signore. Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. Che ricordi ha Dio di te, sorella, fratello, che ricordi ha di me? Facciamo ancora in tempo a campiare. Che ricordo tiene Dio nella tua casa? Come ti muovi? Vedete che ricordi? Dio sa tutto, si ricorda di tutto, tiene conto di tutto. Però noi abbiamo una possibilità ancora. Finché siamo qui, non perdiamo le occasioni. Guardiamo che dice nell'Epistola ai Galati capitolo 6 verso 9. Michele Galati capitolo 6 verso 9. E non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Sorella, fratello, leggilo bene. Ho fatto bene, nessuno è sicuro di me. Se voi sapreste quante di queste cose li sentiamo ogni giorno. Io a quello gli ho fatto bene, a quell'altro gli ho fatto sembra che noi siamo i benefattori dell'universo, noi facciamo tutto con un secondo fine e con un secondo scopo. In realtà la parola del Signore oggi ti dice una cosa e mi dice, lo dice prima di tutto a me, perché la parola del Signore è sovrana, parla, parla a chi parla prima e non ci scoraggiamo nel fare il bene perché se non ci stanchiamo mette, mieteremo a suo tempo. Guardiamo il verso 10. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, questo vuol dire vivere una vita coerente con il Signore. E allora la sua presenza non ti molla più. Come fa a mollarti la presenza di Dio quando tu sei nei canoni, nel, nel bel mezzo delle indicazioni che la sua parola di, ti, ti dà? E tu li vivi, come fa Dio a mollarti, a lasciarti? Tu vivi come in un'oasi, perché la sua presenza non può abbandonarti, non ti può lasciare. Così dunque, secondo che ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti ma specialmente a quelli della famiglia dei credenti perché dobbiamo, perché dobbiamo distinguere ma perché stiamo più vicini abbiamo più possibilità di poter essere di aiuto perché insieme quando cresciamo cresciamo meglio se tutti stanno bene in una famiglia eh? se tutti stanno malati invece che cosa succede? <ride> anche anche i topi, diceva uno, a casa nostra quando stiamo male stanno male anche i topi, perché non trovano da mangiare, scarseggia tutto. Un altro diceva a casa nostra siamo tutti nervosi, anche il gatto, come la viviamo la nostra vita? Il Signore ci deve aiutare. Lo dare sempre il Signore, ci sono sempre delle opportunità che nella parola del Signore sono scritte. E servono perché quando noi le applichiamo allora riconosciamo il beneficio che ne riceviamo e quando tu ti mangi qualcosa riesci a capire il beneficio e la salute e la forza che ti dà ma se tu non te lo mangi e poi cadi per strada non è perché ti manca cosa devi mangiare e che tu tieni la bocca chiusa perciò è importante costruire la nostra fede sulla parola di Dio perché al momento opportuno questi versi quando tu li conosci e li vivi lo Spirito Santo te li trasporta e tu vivi una vita armonizzata con queste direttive ti fa da guida la sua parola dice la scrittura è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero con questa segnaletica, quando tu cammini col Signore, non puoi perdere la Sua presenza, perché Lui non ti può mollare. Dove trova un altro come te che si muove così? Come fa a lasciarti? Il Signore ci deve aiutare. Ringraziamo il Signore per questa parola. Prega insieme con me che il Signore ci aiuti. Signore, ti ringraziamo perché la Tua parola ci sta sempre direttive. Speciale, aiutaci a metterle in pratica che possiamo crescere come in un'oasi speciale dove la freschezza e l'unione dello Spirito Tuo Santo continua a fluire nelle nostre coscienze ed insieme ti possiamo lodare dicendoti gloria a te, Signore, tu sei grande, ti lodiamo, ti benediciamo perché tu meriti la gloria, tu meriti l'onore, tu meriti. Tutte le espressioni e il nostro modo di muoverci per poterti onorare. Ti ringraziamo per la bella tua parola che ci dai, fa che possiamo conservarla nel nostro cuore ed applicarla nel nostro cammino. Te lo chiediamo insieme, Signore, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Amen. Segnati tutti questi versi. Lasciali stare un poco e, e guarda, qui c'è tutto l'aiuto. Tu quando queste cose li metti in pratica nella tua vita, la presenza di Dio non ti può lasciare quando tu lo fai col cuore. Parliamo sempre di cuore, non cose artificiali, non per far vedere, ma perché questo è lo stile di vita di un credente che cammina col Signore. Non può far finta perché lo vive, ma se lo viviamo ci troviamo bene e allora non possiamo uscire fuori, anzi ci sentiamo male se non lo facciamo. Se hai bisogno della parola del Signore, per conoscerla meglio, ti voglio ricordare, richiedi il Nuovo Testamento, te lo mandiamo gratuitamente, il Libro dei Cantici se vuoi cantare, l'Evangelo di Giovanni nutriti della parola del Signore perché lo Spirito Santo ti rammemorerà al momento opportuno quello che ti ha detto la parola ma se tu non la metti dentro cosa ti deve ricordare? perciò abbiamo bisogno di ascoltare di leggere la parola del Signore dice beato chi legge e beato chi ascolta la parola sua Il Signore ti deve benedire. Ora ti voglio rileggere quelle quattro regole importanti che ti sono di aiuto. Leggi ogni giorno la parola del Signore. Un verso, un verso, due versi, due versi ti penetra. Eh? Prega il Signore Gesù ogni volta. Non pregare per dire che ti metti a fare il pezzente. Una comunione continua con Lui. Parla con Lui. Parla di questa scelta che hai fatto con qualcuno che lo puoi condividere perché ci sono di quelli che gli piace se gliene parli e ti dice le sue esperienze man mano cresci insieme perché condividi le cose che lo Spirito Santo ti fa sentire segui gli insegnamenti che ti vengono dati da parole di vita perché ti assicuro che questa è la volontà di Dio questo è un progetto divino questa è un'opera voluta da Dio perché noi non sappiamo fare quello che il Signore sta facendo. Questa è un'opera voluta da Dio perché Lui stesso la sostiene in un modo speciale, ci sorprende, ma Dio è grande. Dio fa questo per raggiungere te perché sa che tu hai bisogno di avere un incontro potente con Dio e ti dà l'occasione. Approfittane ogni volta. Eh? Ascoltala, meditala, mettila in pratica e vedrai che la tua vita viene trasformata perché lo Spirito Santo si mette all'opera ed attiva un'energia speciale nella tua vita. Gloria al Signore, benedetto tu sei. Mettiamo il canto 309, ce l'hai? Non ce l'hai? Come? Va bene. Allora abbiamo finito. Siamo fuori o ci siamo ancora dentro? Siamo ancora in. Lo cantiamo il canto, no? Benedetto sei, Signore. Gloria al Signore. 309, che canto è? Ci vogliamo fermare? Va bene, non lo troviamo. Eh? Allora pace, ci vediamo stasera a Dio piacendo alle 19.30 per la preghiera e alle 20.30 per il culto di adorazione. Prega per noi, noi preghiamo per te. Vedremo grandi cose perché il Signore è all'opera, sta operando in un modo speciale, vuole operare anche nella tua vita. Non ti fermare di cercare Dio. Pace, Dio ti benedica.